E visto che la rassegna stampa di ieri ha avuto un certo successo, noi abbiamo deciso di ripeterla anche perché le notizie possono sembrare preoccupanti, ma in realtà poi, come sapete, in Italia tutto si mette a posto. Pensate, in questo momento una famiglia su due è povera. Nel nostro caso, per esempio, ci sono fuori un paio di famiglie ricche perché noi due su due siamo poveri entrambi, rivolto anche alla Rita. Povera una famiglia su due aumenta la disuguaglianza, cioè il 10% possiede il 46%. Però se si tiene conto che ora Renzi e Berlusconi si mettono d'accordo sul doppio turno con premio di maggioranza con la soglia al 38%, in considerazione che la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento del 5%, che l'IVA è al 22% e che il tempo di cottura finta di essere istruito che non ci capisci e che il tempo nulla. Di cottura della torta al testo sono 45 minuti, si mangerà quella. Io intervengo a favore di un uomo che è stato assolto, perché tutti quando si condanna siete bravi, Scaloia. Quest'uomo aveva la casa al Colosseo, gliel'avevano pagata e lui è stato assolto perché la casa era stata comprata a sua insaputa. D'altronde capita, io una volta per esempio una ricarica TIM, non so chi cazzo me l'ha fatta, però mi sono trovato 50 euro di ricarica, e a lui può darsi che uno vada al notaio, compra una casa e l'antesta, magari la voleva attestare a un'altra, all'amante, e dopo ha detto, ormai ho detto, anziché una bella troia, ho detto Scaloia, che assomiglia a troia, il notaio ha segnato Scaloia, e lui per non essere scoperto dalla moglie che l'ha lasciata intestata. Poi andiamo, bellissimo, il governo marocchino, un funzionario ha detto che Rubi al momento della stapanatura da parte di Berlusconi era maggiorenne. Pensate che questo funzionario marocchino si è ricordato dal 1992 di questo fatto, e quando se n'è ricordato? Ieri. Perché ieri era il giorno della memoria. Questo ha detto, ah cazzo, ma finora me l'ho dimenticato, ma oggi è il giorno della memoria, Rubi l'ho battezzata io nel 92. Andiamo a vedere in India, perché i nostri parlamentari sono andati a trovare i Marò, che con grande dignità hanno detto, ah finalmente qui, che sarà capitato a noi, no cazzo, ma che cazzo facevi fino ad ora, teste di cazzo facevi? No, invece loro hanno detto, finalmente qui. E c'è questo inviato speciale del governo che si chiama Staffan de Mistura, che in India hanno pensato fino a ieri fosse un cocktail e non avevano capito che era un funzionario governativo. E i Marò, pensate alla cosa più brutta che hanno detto siamo con i piedi per terra. Poi quando la telecamera è spenta hanno detto sono i coglioni che frullano forte per aria. Dopodiché andiamo allo shock provocato da un lupo ucciso, dall'ennesimo lupo ucciso in Maremma. D'altronde vedete, cari amici, io mi ricordo che quando ho assistito all'uccisione di alcune pecore da parte di un lupo e la provincia restituiva all'agricoltore meno di quanto costasse dover smaltire le pecore uccise dal lupo, e allora, come si sa, il popolo finalmente alla fine ci pensa da sé, perché sarebbe ora che la gente cominciasse a rivoltarsi a certi atteggiamenti. In chiusura, una bellissima notizia che ci viene da Sochi, dove si svolgeranno prossimamente le Olimpiadi. Il sindaco di Sochi dice qui non ci sono gay. Il Franchina, l'unico finocchio del Casentino, era De Bibbiena. E con questo abbiamo concluso. Buona giornata a tutti.